Della declinazione della giustizia in alcune operazioni anti-ndrangheta, nello specifico 65 persone arrestate in carcere ai domiciliari dei carabinieri di Roma su ordine della Procura. Intanto la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno trovato un bunker in uno dei quartieri più difficili di Roma, San Basilio. Chiara Cerqueti. Una calamita per le mafie, soprattutto per la 'ndrangheta, luoghi ideali dove mettere radici fuori dalla regione d'origine e a due passi da Roma e dal potere. Avevano piantato le tende a sud della capitale, ad Anzio e Nettuno, quest'ultimo unico comune laziale ad essere stato sciolto per mafia. Erano ovunque, come metastasi, infiltrate nel tessuto sociale, nella pubblica amministrazione, condizionando funzionari, dettando legge su ogni tipo di attività in modo subdolo e silenzioso, un tempo pronti a sparare contro chi si ribellava, oggi basta corrompere. Lo raccontano le storie, lo dimostrano le inchieste, l'ultima oggi scattata all'alba con un blitz dei carabinieri di Roma che su ordine della direzione distrettuale antimafia hanno rastrellato la zona portandosi via 65 persone, alcune delle quali gravemente indiziate per mafia. La chiamano corruzione liquida, silente e mercatista, ma che non abbandona una delle fonti di reddito maggiore, il traffico di droga. E intanto, sempre oggi, polizie e polizia municipale hanno scoperto un bunker fra le case occupate dai boss in quartiere San Basilio. Era il nascondiglio del nipote di un esponente dell''ndrangheta. Chiara Cerqueti, Sky TG24.